sono di fronte Anzio e Cavese in un incontro valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie D Girone G. Una gara importante soprattutto per la compagine laziale che occupa il quintultimo posto in classifica in zona playout e cercherà in queste ultime due domeniche di scavalcare l'Atletico Uri. Il fischio del direttore di gara partito in questo momento. Primo pallone della partita per l'Anzio con l'ex di turno Sirignano che prova a lanciare subito sulla destra per Bartolotta. L'anticipo in fallo laterale operato da Tropea. Può avanzare il giocatore della Cavese, buono il pallone per Tropea che lo tiene in campo. Il cross in area di rigore sul secondo palo per Felleca, lascia rimbalzare la sfera, poi la rimette al centro. Il colpo di testa di Antonelli e gran parata da parte di Rizzaro. La palla, intanto c'è un infortunio ad Antonelli che rimane a terra, viene subito richiamata a gran voce la panchina della Cavese. C'è l'applauso da parte del pubblico del Bartolani per Antonelli. Il calciatore sembra non aver mai perso conoscenza, almeno così ci è parso qui dalla nostra postazione in tribuna. Felleca prova a puntare il numero 10 della Cavese, supera in velocità un avversario, prova la conclusione dalla distanza e palla fuori, ma c'è stata una deviazione, quindi ci sarà il primo tiro dalla bandierina. Reclama palla sulla destra 5, viene ignorato al momento da Felleca, scambio corto con Chiarella, Felleca alla conclusione centrale, la parata da parte di Rizzaro. Lo segue 5, lo punta Lilli, si accentra il numero 11, pallone centralmente per Sirignano che era in proiezione offensiva, non c'è nulla, prova la conclusione Lilli, la deviazione, palla in calcio d'angolo. In verticale per Bartolotta, punta l'area avversaria, tocca poi largo ancora per De Gennaro, c'è Magri su di lui, si accentra De Gennaro, pallone fuori per Lilli, arriva in ripiegamento Lopez, lo scambio da parte di Lilli con De Gennari. Largo poi per Galati, in area di rigore Mladenovic, il tiro, il palo da parte di Mladenovic con Lanzio vicino al gol al 32esimo, il palo colpito da Mladenovic, raccoglie 5 sulla tre quarti, allarga per Konaté, ha un po' di spazio il 32 della Cavese, prova il tiro, il velo da parte di Chiarella e la parata di Rizzaro che non si è fatto sorprendere. Pallone per Felleca, limite dell'area, calcia Felleca, alto sulla traversa. Felleca. Ancora il numero 10 ci prova e palla che termina fuori. Particolarmente attivo in questa prima variazione di gioco. Si allontana Lopes, parte Felleca, il pallone in area di rigore, il colpo di testa di Chiarella e palla di poco fuori. Pallone per Tropea in posizione centrale, allarga bene sulla destra per Felleca, può puntare l'area di rigore avversaria, il cross sul secondo palo Di Piazza, il tiro di Di Piazza, la parata, la traversa e poi c'è un fallo da parte di Chiarella su Sirignano. Calcio d'avvio per la Cavese con Di Piazza che tocca all'indietro per Konaté, apertura sulla sinistra per Tropea, troppo lungo il pallone che termina in fallo laterale. Parte Felleca, pallone sul secondo palo, Di Piazza si coordina la conclusione con la sfera che arriva ancora una volta a Felleca che si prepara ad un nuovo cross ma era in posizione di fuorigioco. Tocca in area di rigore il colpo e l'uscita da parte del portiere Di Piazza, il tiro e palo da parte di Matteo Di Piazza, il secondo della partita. 7. Di Piazza va giù, c'è il fallo da parte di Sirignano con un colpo alla schiena per Matteo Di Piazza. Le proteste da parte di Sirignano. Parte Urso a rientrare, la palla in gol! Gran gol di Francesco Urso e Cavese in vantaggio. 15esimo della ripresa, punizione magistrale di Francesco Urso e Cavese in vantaggio. Riceve i complimenti da parte dei compagni di squadra. Francesco Urso che ritorna al gol. Grandissimo calcio piazzato da parte di Urso e partita che si sblocca al 16esimo della ripresa. In area di rigore anche il cecchino Manu Strost. Vediamo se riuscirà a colpire proprio lui. Il pallone che viene allontanato dalla retroguardia al volo Felleca. Provvidenziale l'intervento di De Gennaro che mette ancora in calcio d'angolo. Rimangono sulla tre quarti Felleca e Addessi per la Cavese. Il pallone tagliato in area di rigore. Tropea riesce a metterlo fuori. Parte la Cavese adesso con Urso. 3 contro 3. Avanza palla al piede il centrocampista della Cavese. È pronto a ricevere Felleca, pallone sulla destra per il numero 10 della Cavese, punta Lilli, si accentra il tiro, il gol da parte di Felleca, gran gol di Francesco Felleca, raddoppio della Cavese al 34esimo, è la sua posizione Francesco Felleca, il tiro in diagonale sul secondo palo. Addessi, parte il numero 11 della Cavese, si fa vedere Chiarella sul secondo palo, prova a servirlo, il pallone preciso di testa Chiarella e palla fuori. Pallone per Galati, centralmente per De Gennaro.
Lilli entra in area di rigore, Lilli il tiro e il gol da parte del Lazio che accorcia le distanze al 37esimo con questa incursione da parte di Lilli che è entrato in area, ha effettuato un tiro con il collo del piede destro mandando la palla nell'angolino basso alla sinistra di Boffelli. Cavese che adesso prova a ripartire con Urso, il pallone è troppo lungo per Addessi. Riparte ancora Perkovic, il pallone per Di Marino in area di rigore, l'uscita di Boffelli che va sul pallone. Si può partire la Cavese in contropiede, 4 contro 1, avanza Lopes, Lopes, Chiarella e Fraraccio. Il pallone per Chiarella in area di rigore, ancora uno stop non preciso da parte di Chiarella ma ancora Addessi, limite dell'area. Entra in area Addessi, la conclusione, palla sull'esterno del palo, ancora un legno da parte della Cavese con Simone Addessi. Parte D'Amato, il tiro, Boffelli non precisissimo, poi allontana Trost. Pallone in verticale per Addessi, lo stop del numero 11 della Cavese, entra in area di rigore Addessi, supera un avversario, ancora Addessi, va giù Addessi, calcio di rigore per la Cavese. Il fischio del direttore di gara, parte Simone Addessi, il tiro e il gol della Cavese, Simone Addessi, Anzio 1, Cavese 3. Per l'ottavo gol stagionale da parte di Simone Addessi che chiude la partita al 48esimo minuto. Consulta già il cronometro e non dà la possibilità ad Addessi di battere. Chiude così la gara, il triplice fischio da parte di Zini di Udine. Cavese che batte Lanzio per 3-1.